ma lo vuoi capire che questo è un buon lavoro? È uno dei pochi settori dove in Italia non c'è crisi, guadagneresti qualcosa, ti renderesti indipendente. E poi lo vuoi dire, un lavoro dove viaggi, no? Fai anche qualcosa di utile per gli altri. Stai sempre attaccata con l'affare, tu. Pericoloso usare il cellulare in macchina. Ma mica sto guidando io! Ma neanche lo Groscino sta guidando, non te lo ricordi? Ho fatto vedere una foto alla moglie, le si è distratta, pam! È un attimo. Sì. Il figlio di Palmieri. E gli ha squillato il telefono mentre stava su un albero a raccogliere le mele. Ha risposto. Ma sei impazzito? Non l'hai visto. No, che cosa? Track. Non è possibile. Un gatto nero. Lo stramaledettissimo gatto nero. Ma... Papà. Ma perché? Papà, siamo nel 2014. Ancora con queste cazzate paesane. Adesso siamo fregati. Papà, guarda che fra un'ora dobbiamo essere là. Allora ci tocca tornare indietro. Ma dobbiamo fare un giro di 40 chilometri, non arriveremo mai in tempo, dai! E allora aspettiamo. Cosa? Però da qui prima devo passare tre macchine! Da qui? Sì, da sto deserto. Mamma mia, ma perché? Dai! Fammi un favore, tocca un attimo qui. Ma non ci penso neanche, guarda. Per favore, tocca un attimo. Non ci penso neanche. Chiedo per favore, non sai. Sai quello che è questo? Cioè, che poi abbiamo pure un morto in macchina. Ma tu lo sai cosa dicono gli altri quando passi tu? Perché non capiscono niente. Noi officiati non portiamo male. Noi arriviamo quando la sorte ha già colpito. Ma non parte più! È morta? Ma va. Dai, non c'è campo. Non c'è campo. Che cos'è? Cedro? Sì, del Libano. Ah, beh, complimenti. Ma è vero che è aromatico? Sì. Stavo quasi per sceglierlo per mio marito, ma poi ho preferito il ciliegio, più robusto, più adatto un uomo della sua tempra. Beh, insomma, sono due bei prodotti, eh. Sì, in effetti ogni volta sono indecisa. Ogni volta? Purtroppo Alfio ha già seppellito 4 mariti. 2 incidenti stradali, un suicidio e un infarto. Povero Renato, 41 anni. Ma che sta facendo? No, niente. Ma si sta toccando? No, è un prurito della gamba. No, lei sta toccando qualcosa. Che cosa ha in tasca? No, guardi, non è niente di che. Vede, è un cornetto. Sa, lo perdoni lui, è superstizioso. Non ho capito. Un morto in macchina. 2 becchini. E poi sarei io che porto sfiga. Il problema l'hai creato tu. Adesso lo risolvi tu. Chiami i congiunti, spieghi la situazione, fai quel che ti pare. Ma dove vai? C'è qualcuno? Ehi! Cosa fai là?
porta. Dai, scendi, carichiamo e andiamo. Finisce che fanno un funerale senza il morto. Dai, su. Dottor Agosti. No, abbiamo avuto qualche problemino con il mezzo meccanico. Sì, ecco, non è proprio il mezzo che avevamo concordato. Oh, per il resto, guardi, tutto bene. No, tutto tranquillo. Interferenza. Tutto tranquillo, tutto bene, fra 10 minuti siamo lì. Tranquillo, dottore, noi non abbiamo mai mancato una consegna.